Apple ha appena buttato fuori gli iPhone 16. Non ha presentato solo questo, quindi mettetevi comodi e diamo un'occhiata a cosa c'è di nuovo. Buonasera, buonasera a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Fede, come sempre. Sapete che ogni tanto mi diletto un po' a parlare di tech, soprattutto a inizio settembre, quando Apple droppa i nuovi iPhone. E infatti oggi siamo qui proprio per questo consueto appuntamento. Mi sono tirato giù un po' di appunti durante l'evento che è appena terminato e adesso voglio percorrere tutti gli step che ci hanno portato alla scoperta di questo nuovo iPhone 16. E iniziamo quindi proprio col primo prodotto che è stato presentato, Apple Watch X. Ragazzi, posso dire la verità, sono un po' deluso. Non che i nuovi Apple Watch facciano schifo, ovviamente c'è stato un nuovo design, sono più sottili, quindi sicuramente al polso staranno meglio, saranno più portatili. Però con questo X io mi aspettavo proprio un salto di qualità. E invece alla fine della fiera, mescola e rimescola, è il solito classico Apple Watch, un po' rivisitato, con qualche colore in più, con qualche cinturino in più, che però alla fine della fiera fa sempre la stessa roba. Hanno introdotto il titanio come materiale, che lo renderà sicuramente più leggero e più resistente. Hanno introdotto la detection delle apnee notturne, ci sta secondo me, e nulla di più. Per quanto riguarda Apple Watch Ultra, invece, non è stato lanciato l'Apple Watch Ultra 3, ma bensì è stato lanciato un nuovo colore per l'Apple Watch Ultra 2, Total Black. Ragazzi, posso dire la verità, secondo me è fighissimo. Cioè, secondo me questo, anche se alla fine non è un nuovo prodotto, è quello che all'interno della famiglia Apple Watch riscuoterà il maggior successo. Secondo me questo è veramente, veramente figo. Non cambia niente, se non il colore, se non qualche cinturino in più, però ci sta, vai. Bello, bello, bello. La seconda macro famiglia di prodotti che viene lanciata in questo Apple Events, che viene presentata in questo Apple Event, è la famiglia delle AirPods. Si parte subito a bomba con AirPods 4, le AirPods classiche, che attenzione, escono in due versioni, con l'Active Noise Cancelling e senza Active Noise Cancelling. C'è una nuova architettura per quanto riguarda il suono, entrambe si ricaricano con l'USB-C, c'è un case un po' più piccolo che le rende ovviamente più portatili, c'è l'isolamento vocale assoluto. Infatti durante l'evento si vedeva questo ragazzo che camminava nel casino, dall'altra parte del telefono lo sentivano perfettamente, era completamente isolato rispetto a quello che gli succedeva intorno. Per quanto riguarda invece ciò che sentiamo noi con le AirPods alle orecchie, abbiamo appunto l'introduzione di questo Active Noise Cancelling, che si porta dietro un po' tutto il concetto che abbiamo già visto nelle AirPods di fascia più alta, e quindi la modalità trasparenza che ci fa sentire quello che ci sta succedendo intorno, e anche l'audio adattivo, che quindi cambia automaticamente da isolamento a modalità trasparenza. Chicchettina secondo me abbastanza figa: se noi abbiamo le AirPods alle orecchie e iniziamo a parlare con qualcuno, automaticamente il sistema riconosce che stiamo parlando, abbassa il volume e quando abbiamo finito riporta il volume iniziale. Questa secondo me ci sta. Per quanto riguarda le AirPods Max non ci sono delle novità stravolgenti, c'è l'USB-C, ci sono dei nuovi colori, ragazzi il violetto è una hit. Per quanto riguarda invece le AirPods Pro, viene integrato tutto un sistema di controllo dell'udito che si trasforma da una parte nella branchia salute che ti comunica se hai un problema di udito. Dall'altra parte invece si trasforma in una calibrazione su misura del suono utente per utente. Questo secondo me è tanta roba. Durante la presentazione si è arrivati addirittura all'estremo in cui le AirPods Pro venivano utilizzate come una sorta di apparecchio acustico, magari per qualcuno che ha dei problemi. Beh, oddio, sicuramente si vedono molto di più che un apparecchio acustico, però c'è da dire che questa roba secondo me ci sta tutta. Si vede proprio che ci stiamo dirigendo verso un prodotto
tutto disponibile per tutti, anche per chi ha determinate problematiche. Questo va sempre bene, secondo me. Ma finalmente arriviamo a parlare dei prodotti principe che tutti aspettavano da questo evento: iPhone 16 e iPhone 16 Pro. Parto dai primi, ragazzi, posso dire la verità? Finalmente Apple porta innovazione anche nella fascia degli iPhone non Pro. Probabilmente questo è il primo anno da un bel po', da almeno 3-4 anni, che mi sento di dire: ok, vale la pena forse prendere l'iPhone base di quest'anno piuttosto che il Pro dell'anno precedente. Poi in realtà a livello di specifiche non è proprio così, ma a livello di innovazione secondo me sì. Infatti in questo nuovo iPhone base troviamo la Dynamic Island ormai consolidata, l'Action Button laterale ormai consolidato, ma vediamo anche il tasto, il nuovo tasto camera, questo tasto ibrido, un po' touch, un po' tattile, che è presente sia nella versione Pro ma anche nella versione non Pro. Questa è la vera novità, diciamo, palpabile fin da subito a prodotto in mano. Secondo me è tanta tanta roba. Con un click si accede alla fotocamera, poi c'è tutto un ecosistema costruito intorno ad Apple Intelligence, che però, ragazzi, nota negativa, arriverà in inglese, poi durante l'anno prossimo arriverà anche in altre lingue. Non era citato l'italiano, quindi per l'italiano associato a Apple Intelligence bisognerà aspettare un bel po'. Quindi se volete sfruttare al massimo l'iPhone, riprendete il libro di inglese e cominciate a ripassare un po', perché quest'anno l'iPhone va utilizzato in US English. I nuovi iPhone 16 arrivano con il nuovo processore A18, perde il nome Bionic, ma comunque la costruzione è sempre a 3 nanometri, che vuol dire che vanno come delle mine, si può giocare, si può fare di tutto, si può far girare Apple Intelligence, anche se Apple cita la possibilità di sfruttare un cloud che comunque resta privato. Apple pone sempre l'attenzione alla privacy, no? Quando parla di questi aspetti assicura che non c'è una condivisione all'esterno di dati, ma che si può accedere sostanzialmente a delle risorse extra telefono quando si vuole sfruttare la parte di intelligenza artificiale un po' più potente. Questo lo ritroviamo sia per quanto riguarda gli iPhone base, ma soprattutto quanto riguarda tutta la lineup degli iPhone con Apple Intelligence. Camera principale da 48 megapixel in questa modalità Fusion, in cui ogni scatto è regolato per ottimizzare una specifica componente della fotografia, dopodiché tutto viene impacchettato e si hanno delle belle foto con delle belle ombre profonde senza perdere dettaglio. Insomma, una fotocamera un po' rivista, ma una 12 megapixel che rimane per quanto riguarda la seconda lente, ovvero l'ultra grandangolare. C'è la possibilità di fare foto e video spaziali per l'Apple Vision Pro. Vabbè, in Italia non è ancora arrivato, nessuno ce l'ha o pochi ce l'hanno, quindi secondo me caratteristica abbastanza fine a se stessa. Però sono stato abbastanza colpito da quell'integrazione che vi citavo prima con Apple Intelligence, che aprite la fotocamera, magari fate una foto a un ristorante, vi appare il menu del ristorante. Fate una foto a un flyer di un evento, ecco che quell'evento vi viene salvato in calendario, o comunque c'è la proposta di salvare l'evento in calendario. Tutta una serie di accorgimenti che permettono di facilitare, di velocizzare delle operazioni che comunque sono quotidiane. Quindi mi piace questa cosa, che si presenta una utilità nella quotidianità e non in cose, diciamo, sì, top, super top, ma che alla fine poi nessuno usa, no? Per quanto riguarda le dimensioni, 6.1 pollici per la versione base, 6.7 pollici per la versione Plus. Soldi 799 e 899 dollari, quindi il cambio sarà leggermente più alto quando si riporteranno in euro, a partire da 128 GB di storage. Secondo me un po' pochini, però per la versione non Pro ci stanno 128 GB. Ma passiamo ai due modelli top di gamma di casa Apple, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Display più grandi
che mai, bordi più piccoli mai realizzati su un prodotto Apple. Stiamo parlando di due display da 6.3 pollici e 6.9 pollici per il Pro Max. Che goduria, ragazzi, a me i display grandi piacciono all'infinito. Anche qui nuovo chip A18 Pro con tutta una parte dedicata al reparto di Apple Intelligence. Apple Intelligence che si porta dietro tutte le funzioni che vi ho spiegato prima per gli iPhone di base, che sono comunque già state spiegate a suo tempo durante il penultimo evento Apple. Novità importante invece, ragazzi, per quanto riguarda il reparto fotocamere. Finalmente, dico finalmente, arriva la 48 megapixel sull'ultra wide. Finalmente, ragazzi, quella camera è la camera che io utilizzo più di tutti. Quando sono in giro, voglio vloggare col telefono, ultra wide assicurata. E ora avere questa con la stessa o comunque con una qualità comparabile a quella della fotocamera principale, a quella della lente principale, è tanta tanta roba. Anche qui tutto il concetto di fusion camera, per cui un sacco di foto poi vengono impacchettate per deliverare il massimo prodotto possibile, rimane la 5x come terza lente. Vabbè, ci sta, non dico né sì né no, secondo me lì ci sta. Una cosa molto figa: arrivano i profili foto direttamente selezionabili con il tastino extra, con il nuovo tastino dedicato alla fotocamera. Si vede l'effetto del profilo foto, che è una sorta di simulazione pellicola, no? Visto che va tanto di moda parlare di simulazioni pellicola, si vede in real time, quindi in automatico quando lo selezionate vedete come cambia la scena con quel particolare profilo, e secondo me questa è una bomba. Arrivano i video in 4K 120 fps, con tutto un nuovo sistema dedicato quindi anche allo slow motion, che adesso puoi arrivare fino a un 5x di slow motion con un 25 fps e avere uno slow motion veramente fluido, ma veramente fluido. E ultimo, ma non per importanza, anzi secondo me sta roba, ma è il saltino di qualità, anche qui c'è 4 microfoni da studio con possibilità di selezionare il tipo di audio che noi vogliamo utilizzare quando stiamo registrando i nostri video, quindi isolamento vocale oppure audio cinematografico, che cattura anche un po' quello che sta succedendo intorno al nostro soggetto. Secondo me anche questa tanta tanta roba. Soldi, $999 per il Pro, che però parte da 128 giga. Pochi, ragazzi, molto pochi 128 giga. 1099 per il Pro Max, che invece parte da 256 giga, e questo mi fa molto piacere, non tanto per prendere il 256, ma più che altro perché il 512 gigabyte è appena di là, no? È la seconda tacca di prezzo. È vero che rimane la possibilità di registrare i video in massima qualità in Apple Pro Res Log direttamente su un'unità esterna, su un SD esterno tramite l'USB-C, quindi 512 giga forse sono anche troppi. Però è anche vero che adesso abbiamo due fotocamere da 48 megapixel che quando fanno una foto, ragazzi, sulla memoria si sente. In ogni caso, 256 è ancora accettabile, secondo me 128 lo escluderei proprio. Ultimo dettaglio tecnico che mi sento di dirvi: colori. Colori degli iPhone 16 e 16 Plus, stupendi. Colori degli iPhone Pro, insomma, c'è questo nuovo titanio deserto. Non lo so, mi manca un colore acceso, mi manca un qualcosa che mi faccia brillare gli occhi. Forse il nero quest'anno è il colore da comprare, probabilmente. Concludo il video facendo un po' di valutazioni di quello che è stato questo evento Apple. Per quanto riguarda i prodotti che non sono iPhone, non è che ci siano state così tante novità. Qualcosa è stato sistemato, probabilmente la cosa che più vale la pena comprare sono le AirPods di quarta generazione, con però la cancellazione attiva del rumore, secondo me quelle sono tanta roba. Per quanto riguarda gli iPhone invece,
non lo so, il 16 non è male, il 16 non è male quest'anno, anche se ovviamente un'utenza pro è ovvio che tende sempre a buttare l'occhio. Qualche chicchettina, il tasto della camera a me piace particolarmente, la 48 megapixel sull'ultra wide mi piace da matti, però mi manca una bella spinta che mi dica: Madonna, questo è l'iPhone che non posso farmi sfuggire. Devo pensarci ancora un po'. Voi che cosa dite? E con questo chiudo questo video extra, un po' fuori dalle mie tematiche, ma che mi piace comunque fare. Vi aspetto qui sotto nei commenti per dirmi che cosa ne pensate. Noi ci vediamo al solito sabato col video canonico del canale. Da Fede FB è tutto. Yeah!